Buongiorno, principessa. È Dai, l'ora di andare a mangiare. vaffanculo. È l'ora di andare a far colazione. Buon dì, amici. Allora, siamo qua. La gente sta iniziando a prepararsi per andare alla cerimonia. File interminabili di bus. Clima piacevole in quel di Tokyo. Io e Mira invece non possiamo andare perché abbiamo la staffetta al secondo giorno e fra poco andiamo a nuotare. Pippo, come ci si sente andare all'evento sportivo, alla cerimonia d'apertura più ambita al mondo? Già tanto se non riesco a smettere di sudare adesso. Però sei un po' un gelataio, eh? Siamo bellissimi. Mettiti la maglia. Siamo fucking stupendi. Scusi? Signore, mi può dare un cornetto due gusti? Cioccolato e stracciatella? Grazie. Vado a prenderlo. Qua cosa si dice da signor rest... Mi sta preparando. Autobus pronti ad andare a fare la cerimonia. Quello che ci aspetta in teoria sarà una serata impegnativa. L'Italia sfila 18esima, dovremmo entrare nel palazzetto circa le 8:30. Quindi ora andiamo in una sorta di, penso, una sorta di palazzetto dove aspetteremo le 8:30, anche perché manca più di 2 ore. Sfileremo e guarderemo lo spettacolo pirotecnico. Non sappiamo di preciso come si chiami quanto ci metteremo, lo stadio, non sappiamo nulla, però noi andiamo liberi, ci fidiamo. Dovremmo aspettare qua a sedere circa 1 ora e mezzo prima di andare a sfilare nello stadio, e qua è tutto come un, come si dice, un picnic. Ci hanno messo dentro questa sorta di parcheggio ad aspettare il nostro turno e l'inizio della cerimonia di apertura. Siamo tutti accampati, ora vi porto a fare un giro. Ora facciamo partire il coro Italia.
sfilata, la sfilata l'abbiamo fatta. Ora... E anche questa si mette nel curriculum. Siamo andati via, se ricapiterà. Siamo andati via prima della cerimonia vera e propria perché siamo morti e sfiniti. Perché fa morti, un caldo. Sudati, sfiniti. Fa un caldo devastante. Dovendo tenere addosso la felpa intera non era sostenibile avendo le gare fra qualche giorno. Quindi ora ci muoviamo, torniamo nel villaggio e ce la godiamo dalla televisione. Però la sfilata è stata qualcosa di veramente emozionante. L'idea che tutta Italia, probabilmente tutto il mondo stesse guardando, tanta roba.